Buongiorno, sono Eliza, la bellissima testimonial della Giuseppe De Maria Production, la nota casa di produzione, e ti do il benvenuto nel suo canale YouTube dedicato ai mezzi storici, proponendoti questo nuovo video, ed augurandoti una buona visione. Ciao a tutti. Questo video è dedicato ad un bel esemplare di moto MV Agusta 750 Sport, risalente all'anno 1974. Nello specifico, la potente moto pluricilindrica designata come MV Agusta 750S, dove la prima parte del nome identificava il marchio che la costruiva, la seconda parte identificava la cilindrata del suo propulsore espressa in centimetri cubi e la terza parte, ossia la lettera S, era l'iniziale della parola Sport, è stata una sofisticata e performante moto che venne prodotta dalla celebre casa motociclistica italiana MV Agusta in un numero complessivo di esemplari assai limitato, in totale poco meno di 600, per circa un quinquennio, a partire dall'anno 1970 e sino all'anno 1974, in due serie distinte molto simili tra di loro, la prima prodotta a partire dall'anno 1970 e sino all'anno 1973 e la seconda costruita dunque per pochissimo tempo a partire dall'anno 1973 e sino all'anno 1974. Appare poi degno di nota il fatto che tale esclusivo modello di moto venne concepito dagli ingegneri e dai tecnici che prestavano la loro opera presso l'azienda MV Agusta, principalmente per soddisfare un desiderio espresso in precedenza dal padrone della stessa, ossia il conte Domenico Agusta. In effetti, il proprietario della famosa casa motociclistica, che all'epoca aveva sede presso il comune di Samarate, in Lombardia, desiderava che venisse posta in produzione di serie una moto pluricilindrica che, per quanto riguardava la sua architettura generale, fosse nettamente ispirata alle potentissime moto da competizione da essa prodotte e che ovviamente erano diventate popolarissime fra gli appassionati di gare motociclistiche, principalmente a causa dell'impressionante quantitativo di titoli che, a partire dall'anno 1958, avevano fatto vincere alla casa madre, contribuendo a renderla in quell'arco di tempo la casa motociclistica che fra tutte aveva raggiunto il più alto quantitativo di affermazioni sportive. All'atto della sua presentazione ufficiale, che avvenne in anteprima durante lo svolgimento del Salone di Milano che si tenne nel mese di novembre dell'anno 1969, la moto MV Agusta 750 Sport apparve attorniata dalle decine di coppe e trofei vinti sulle piste di tutto il mondo dalle splendide realizzazioni della casa madre. E tale accorgimento ovviamente fu posto in atto allo scopo di enfatizzarne la vocazione sportiva. Tuttavia le effettive consegne ai facoltosi clienti iniziarono soltanto nel corso dell'anno successivo, poiché dovette trascorrere ancora un certo lasso di tempo affinché fossero risolti nel modo migliore gli ultimi problemi tecnici che si erano manifestati durante il serrato ciclo di collaudi a cui l'allora nuova creazione della celebre casa motociclistica lombarda era stata sottoposta, indispensabili per consentirne la perfetta messa a punto. Il massiccio e performante propulsore a quattro tempi raffreddato ad aria in dotazione alla moto MV Agusta 750 Sport
presentava la configurazione a 4 cilindri in linea fronte marcia ed era alimentato da 4 carburatori dell'orto UB24 se montato sugli esemplari appartenenti alla prima serie commercializzata, oppure da 4 carburatori dell'orto UHB27 se destinato ad equipaggiare gli esemplari appartenenti alla seconda. Ovviamente i carburatori utilizzati sui propulsori che equipaggiavano la moto MV Agusta 750 Sport appartenenti alla prima serie prodotta avevano un diffusore avente un diametro di 24 mm, mentre quelli utilizzati sui motori montati sugli esemplari appartenenti alla seconda, oltre che essere di concezione decisamente più moderna, avevano un diffusore avente un diametro maggiore corrispondente a 27 mm e ciò si rifletteva positivamente sulle prestazioni fornite dai propulsori che alimentavano, che in effetti risultavano leggermente superiori a quelle sviluppate dai motori montati sulle moto MV Agusta 750 Sport appartenente alla prima serie commercializzata. I 4 cilindri di cui tale propulsore era corredato erano realizzati, come la sua testata, in lega leggera, ma con le canne riportate in ghisa, e si presentavano inclinati in avanti sulla linea della verticale per un valore di 20 gradi, mentre il notevole angolo tra le sue valvole di aspirazione e le sue valvole di scarico era corrispondente a ben 80 gradi. Essendo la sua architettura decisamente ispirata a quella dei propulsori sviluppati dalla casa madre per motorizzare i modelli che essa aveva allestito per poi farli partecipare alle varie competizioni sportive, che tra l'altro avevano spesso condotti dal grande pilota Giacomo Agostini, conseguito numerose vittorie, contribuendo in tal modo a consolidare la già notevole fama della casa motociclistica lombarda, esso era poi anche corredato di una sofisticata distribuzione a 2 valvole per cilindro, avente configurazione a doppio albero a cam in testa, mossa da una cascata di ingranaggi, soluzione tecnica tipicamente corsaiola, che inoltre consentiva un preciso rispetto dei valori del diagramma della distribuzione a qualsiasi regime di giri, compresi ovviamente anche quelli più elevati. Curiosamente, il motore in dotazione alla moto MV Agusta 750 Sport, a differenza di molti fra i propulsori all'epoca in dotazione alle moto di pari classe prodotte dalle varie case motociclistiche concorrenti, era sprovvisto di avviamento elettrico e dunque la sua messa in moto era attuabile soltanto agendo sull'apposita pedivella. Si trattava inoltre di un propulsore caratterizzato da un elevato rapporto di compressione, corrispondente a 10 a 1, nonché superquadro, in quanto il valore dell'alessaggio dei suoi cilindri era decisamente superiore a quello della loro corsa, e precisamente il primo era corrispondente a 65 mm ed il secondo era corrispondente a 56 mm, mentre il valore della sua cilindrata totale era corrispondente a 743 centimetri cubi. Il motore in dotazione alla moto MV Agusta 750 Sport sviluppava una potenza massima per gli standard del periodo decisamente elevata e corrispondente a circa 71 cavalli, forniti ad un regime di giri anch'esso parecchio elevato, ovviamente sempre in rapporto agli standard del periodo, corrispondente a circa 8000 giri al minuto. Mentre il valore della coppia massima era molto vicino ai 7 kg ed era espresso dal propulsore quando il suo regime di rotazione si attestava su circa 6500 giri al minuto.
Le prestazioni erogate da tale propulsore consentivano alla moto MV Agusta 750 Sport il raggiungimento di una velocità massima superiore, sia pure di poco, a quella che all'epoca veniva ancora considerata una soglia velocistica mitica, quasi invalicabile, ossia quella dei 200 km orari. Inoltre, per raggiungere una velocità di 100 km orari partendo da ferma, essa impiegava poco meno di 5 secondi, mentre per coprire la classica distanza dei 400 metri, sempre partendo da ferma, essa impiegava circa 13 secondi. Ed in effetti, nel corso di quel periodo, quelle erano ancora considerate performance di assoluto rilievo. Va poi aggiunto che in condizioni di normale impiego la richiesta di carburante della moto MV Agusta 750 Sport non era eccessiva, in quanto essa consumava mediamente circa 7,5 litri di benzina super per percorrere una distanza di 100 km e dunque il valore medio del suo consumo specifico si attestava sui 13,3 km al litro. La frizione che equipaggiava il motore in dotazione alla moto MV Agusta 750 Sport era a dischi multipli a bagno d'olio ed il cambio, comandato da un pedale posto sulla destra dello stesso, era a 5 rapporti con ingranaggi scorrevoli sempre in presa ed innesti frontali, mentre la trasmissione primaria era ingranaggi elicoidali e quella secondaria era costituita da un albero munito di giunto cardanico. Dunque si trattava di una soluzione tecnica per l'epoca assai sofisticata, che tuttavia non mancò di suscitare alcune perplessità fra gli operatori del settore, poiché essi la giudicarono più adatta a rispondere alle esigenze di una moto avente una chiara vocazione turistica, anziché a quelle di una moto avente invece una netta vocazione sportiva. Tale raffinato propulsore era poi corredato di un'accensione a spinterogeno con ruttore sito tra i cornetti di aspirazione dei carburatori, due condensatori e quattro distributori rotanti ad alta tensione, mentre la sua lubrificazione era forzata ed ottenuta tramite l'impiego di una pompa ad ingranaggi. Ed inoltre il relativo impianto che la gestiva era munito di un filtro a rete e di un ulteriore filtro a cartuccia. Ora come un tempo, i proprietari di questa particolare moto costruita dalla celebre casa motociclistica lombarda MV Agusta possono apprezzare appieno il magnifico rombo emesso dal suo frazionato e brillante propulsore, che sicuramente alle loro orecchie suonava ai tempi e suona tuttora come un'autentica sinfonia. L'impianto di scarico in dotazione al potente propulsore della moto MV Agusta 750 Sport era costituito da quattro terminali distinti, aventi la classica foggia a tromboncino, ma all'epoca erano stati resi disponibili dalla casa madre in qualità di optional anche impianti di scarico costituiti da terminali 2-in-1. Allo scopo di privilegiare le sue doti di tiro ai bassi regimi di giri. Il telaio in dotazione al particolare mezzo a due ruote aveva la classica configurazione a doppia culla chiusa ed era realizzato assemblando tra di loro tubi d'acciaio aventi un diametro notevole, ma purtroppo non si dimostrò strutturalmente adeguato né a sopportare il suo peso, che in ordine di marcia superava i 235 kg, dunque si trattava di un peso sicuramente un po' eccessivo
per una moto avente vocazioni sportive, né a sopportare le notevoli sollecitazioni meccaniche che gli venivano trasmesse dal potente propulsore che esso alloggiava. E ciò nonostante fosse stato preventivamente dotato di vari rinforzi, posizionati nei suoi punti maggiormente sollecitati. Anteriormente la moto MV Agusta 750 Sport oggetto di questo video è dotata di una massiccia forcella idraulica telescopica prodotta dalla nota ditta Ceriani, mentre le dimensioni del relativo pneumatico, protetto da un massiccio parafango realizzato in acciaio cromato, nonché montato su di un cerchio a raggi ma con la corona realizzata in lega, prodotto all'epoca dalla famosa ditta Borrani, corrispondono alla misura di 3,50x18 pollici. I due semimanubri cromati sono molto belli ed enfatizzano ovviamente la connotazione sportiva della moto MV Agusta 750 Sport, mentre la piastra porta strumenti vincolata agli steli della forcella tramite due grossi bulloni cromati si presenta anch'essa di foggia decisamente sportiva e alloggia alla sua sinistra il contagiri avente foggia circolare nonché recante un valore di fondoscala probabilmente un po' ottimistico corrispondente a ben 12.000 giri al minuto. Centralmente, tra i due strumenti, sono collocate due spie di servizio ed immediatamente al di sotto di esse è posizionato il piccolo blocchetto dell'accensione, che è affiancato da altre due spie, mentre a destra è posizionato il tachimetro, contenente al suo interno anche la numeriera del contachilometri totale ed avente, come il contagiri, foggia circolare, nonché recante anche esso un valore del fondo scala probabilmente un po' ottimistico, corrispondente a ben 250 km orari. Inoltre, sulla testa della forcella anteriore è posizionato il dispositivo ammortizzatore di sterzo, che ovviamente è corredato del relativo pomello per la sua regolazione, realizzato in alluminio, mentre il meccanismo dell'acceleratore è a corsa rapida e dall'epoca veniva costruito dalla nota ditta Tomaselli. I comandi elettrici in dotazione alla bella moto MV Agusta 750 Sport, prodotti all'epoca dalla famosa ditta CEV, presentano una foggia eccessivamente spartana, tanto che assomigliano moltissimo a quelli che corredavano i vari modelli di ciclomotore commercializzati nel corso degli anni 70. E sono pure scomodi da azionare, dunque essi appaiono oggi come allora assolutamente inadeguati ad equipaggiare un mezzo così prestigioso. Il fanale anteriore, prodotto anch'esso all'epoca dalla nota ditta CEV, ha foggia circolare ed anche se le sue dimensioni non sono eccessive, è discretamente efficiente in relazione alla classe di appartenenza della particolare moto, mentre i ripetitori di direzione hanno la classica foggia a lucciola, l'unica in effetti largamente diffusa su tali dispositivi nel corso di quel periodo. Inizialmente la moto MV Agusta 750 Sport venne equipaggiata con un massiccio freno anteriore a tamburo pluriganascia, avente generose dimensioni, in quanto il suo diametro corrispondeva a ben 23 cm, prodotto all'epoca dalla nota ditta Duo Duplex. Ma tale freno, che pur efficiente sicuramente nemmeno allora rappresentava l'ultimo grid in fatto di innovazione, venne sostituito molto presto con un ben più moderno doppio freno a disco fabbricato dalla famosa ditta Scarab. L'aspetto della moto MV Agusta 750 Sport è piuttosto imponente e caratterizzato dalla presenza del voluminoso e capiente serbatoio avente una capacità di ben 24 litri, che però, proprio a causa delle sue notevoli dimensioni, larghezza in primis, costringe ora come allora il conducente del mezzo ad una posizione di guida non proprio razionale.
Inoltre, il dorso dello stesso è dipinto nella tipica tonalità di colore rosso, mentre le sue fiancate sono invece dipinte nella particolare tonalità di colore blu, entrambe facenti parte della classica livrea del marchio, oltre ad esibire una vistosa scritta in campo bianco ed ovviamente recante il nome della casa madre. Un'altra peculiarità estetica della moto MV Agusta 750 Sport è rappresentata dall'adozione della grossa sella corredata di un accenno di schienale e dall'epoca resa disponibile dalla casa madre solo ed unicamente dipinta in una particolare tonalità di colore rosso. Inoltre, l'esemplare di moto MV Agusta 750 Sport oggetto di questo video ne appare sprovvisto, ma nel corso del periodo durante il quale avvenne la sua commercializzazione, la celebre casa madre mise a disposizione della sua facoltosa clientela due particolari accessori, vale a dire un piccolo cupolino semitrasparente oppure una massiccia carena integrale, naturalmente entrambi realizzati accuratamente, e che ovviamente una volta montati agli occhi dei suoi danarosi proprietari accrescevano ulteriormente la già notevole connotazione sportiva della bella creazione della famosa casa motociclistica lombarda. Se si osserva la moto MV Agusta 750 Sport da dietro, spicca ovviamente la presenza del grosso pneumatico posteriore, avente misura di 4x18 pollici, che come quello anteriore è protetto da un massiccio parafango cromato e montato su di un cerchio a raggi Borrani con corona realizzata in lega, nonché corredato di un freno a tamburo avente però ridotte dimensioni, mentre il grosso forcellone oscillante è vincolato a due classici ammortizzatori idraulici a molla regolabili. Il prezzo di listino della moto MV Agusta 750 Sport era all'epoca davvero elevatissimo, perché sfiorava una cifra corrispondente a ben 4 milioni di lire. Dunque in pratica si trattava di oltre il doppio del prezzo solitamente praticato al pubblico quando veniva posta in vendita una contemporanea moto giapponese molto famosa ed altrettanto diffusa, ossia la mitica moto Honda CB750-4. Sicuramente questa circostanza fu la causa principale della modestissima diffusione, misurabile in poche centinaia di unità, che ebbe la pur valida creazione concepita dalla nota casa motociclistica lombarda. Assieme a quella della presenza di un aspetto esteticamente non proprio accattivante e moderno, a quella di rifiniture in qualche caso approssimative, dunque assolutamente non adeguate al censo del mezzo, e da quella delle prestazioni che essa sviluppava, certamente eccellenti, ma di fatto equiparabili o soltanto leggermente superiori a quelle fornite da moto contemporanee decisamente meglio rifinite e ben più attraenti a livello estetico, che però costavano meno della metà. Per la dirigenza della famosa casa motociclistica lombarda, tuttavia, ciò non rappresentava un problema, in quanto sin dall'inizio la moto MV Agusta 750 Sport era stata concepita con l'intento di essere prodotta in un numero alquanto limitato di esemplari, poiché essa doveva rappresentare, sotto ogni aspetto, l'emblema della motocicletta elitaria italiana. Ad ogni modo, molti amanti dei mezzi d'epoca la considerano una fra le moto italiane prodotte nel corso delle varie epoche più rare e particolari, e perciò essa è diventata una delle creazioni più desiderate e ricercate dagli appassionati di moto da collezione provenienti da tutto il mondo,
tanto che alla data di pubblicazione di questo video non è affatto infrequente vedere i rarissimi esemplari sopravvissuti in condizioni perfette oppure accuratamente restaurati posti in vendita sui vari siti dedicati al commercio di mezzi storici prezzati con cifre davvero stratosferiche, mediamente oscillanti tra i 150.000 e i 170.000 euro, con punte addirittura di 200.000 euro, e dunque in pratica si tratta di oltre il decuplo del valore originario del veicolo. Concludo quindi qui la mia descrizione, come sempre spero per voi abbastanza esauriente e non troppo noiosa, della particolare performante moto prodotta dalla famosa casa motociclistica MV Agusta nel corso della prima metà degli anni 70, affermando che a me essa, proprio in ragione della sua unicità e nonostante alcuni suoi limiti, al pari delle sue colleghe straniere prodotte all'epoca, è sempre piaciuta moltissimo. La Giuseppe De Maria Production si augura che questo video sia stato di tuo gradimento. Se vuoi mettigli un bel mi piace, commentalo, condividilo, aggiungilo ai tuoi preferiti, iscriviti a questo canale YouTube e abilita le notifiche per essere costantemente aggiornato sulla pubblicazione dei nuovi video. Ogni settimana la Giuseppe De Maria Production pubblicherà alcuni video dedicati ai mezzi storici. Arrivederci dunque al prossimo video.